Ben in Paris 2017 è il momento dell'appuntamento con Bianchi Venning e con il suo CEO Massimo Trapletti, che incontriamo ancora una volta a una manifestazione della distribuzione automatica, questa volta dopo 2 anni e mezzo dall'ultimo appuntamento con il precedente Venning Paris. Massimo, ancora una volta benvenuto. Grazie, grazie a tutti voi e grazie di essere venuti nel nostro stand. Partiamo da quello che avete presentato in questa edizione di Venning Paris, la 2017. Alla mia sinistra c'è una macchina nuova. Di cosa si tratta? La macchina nuova che abbiamo lanciato adesso è la Lay 300 con sottovuoto, una macchina avveniristica perché ha la tecnologia nuova del sottovuoto per il caffè, per il mantenimento del caffè a lungo termine. E con il touch da 15 pollici abbinata a una macchina aria S che permette, ha una grande autonomia di acqua, 96 bottiglie, quindi da mezzo litro, oltre a 2 cassette di snack. È una macchina che permette all'utente di trovare delle selezioni molto interessanti, combinate a 6 solubili più lo zucchero, e quindi tanta scelta, tanta, nell'ottica di proprio dare la possibilità di fare tante ricette e poter soddisfare le esigenze dell'utente finale. La nuova tecnologia viene incontro ai consumatori, ma anche ai produttori nel vostro caso, perché va a rendere più bella la macchina. Non abbiamo pulsantiera, ma semplicemente una feritoia per poter inserire le monete e un display dove poter digitare poi le varie combinazioni. È stato tanto faticoso in termini progettuali, è stato tanto costoso in termini di sviluppo progetto? Non è tanto il costo dello sviluppo del progetto, è una filosofia che noi abbiamo intrapreso già da 2 o 3 anni ed è quello di lavorare moltissimo sull'interfaccia utente. L'interfaccia utente prevede la possibilità di essere interattivo, di poterla personalizzare, di dare all'utente finale la possibilità di capire molto velocemente che cosa vuole e potersi costruire una propria bevanda. Questa è la differenza che noi abbiamo fatto e l'abbiamo fatta su tutta la tipologia di macchine. Oggi è per la prima volta l'utente finale può decidere il prezzo che vuole pagare e costruirsi la sua bevanda. Quindi può prendere un caffè che può partire da 50 centesimi, ma può arrivare anche a spendere 1,20 euro abbinando a un menù, abbinando a un topping, un flavor e qualsiasi altra cosa. Massimo, le vostre novità non si fermano alla Lay 300 che si trova alla nostra sinistra. Cos'altro avete presentato? Qui a Venning Paris siamo andati in produzione con la Diva. La Diva è la macchina, è un coffee corner che dà la possibilità ai gestori di poter utilizzare il latte fresco e quindi fare un vero cappuccino e un vero prodotto personalizzato con topping e flavor, e dando anche una sensazione all'utente finale che si sta costruendo una propria bevanda. Non è più un vending classico, è qualcosa di superiore, nel senso che va solo in alcuni luoghi e permette di vendere il caffè, il cappuccino anche a 2 euro, perché è il vero cappuccino con latte fresco, quindi con la schiuma e con tutto quello che ne consegue con un prodotto fresco. Quindi la Diva di cui stavamo parlando è questa macchina, è un coffee corner a tutti gli effetti, è una macchina che all'interno ha un frigorifero dove ci sono più di 20 litri di latte fresco, ha il topping, il flavor, e quindi uno può costruirsi in pochi tocchi un prodotto e la macchina ti guida nella sua composizione. Abbiamo scelto un cappuccino XL. Dal cappuccino XL si può personalizzare con, per esempio, lo sciroppo alla vaniglia che viene aggiunto, il topping al cioccolato, e gli si dà il via alla macchina. La macchina ti indica esattamente quale hai scelto di bicchiere, ti dice dove posizionarlo,
Una volta fatto, gli dai l'ok e la macchina comincia a lavorare. Eroga il prodotto e poi potrai, come potrai vedere, ti dice anche come spostarlo e crearti la tua ricetta nel suo completo, mettendo il topping e il flavor. Adesso sta erogando il caffè caldo fresco, cioè il caffè, il latte caldo fresco, parte il caffè. Una volta fatto, la macchina ti indica anche che successivamente devi prendere il tappo per il vero coffee to go. Adesso sta erogando il caffè, vediamo come lo puoi interagire. Quindi è una macchina che ti permette veramente, come se fossi in un negozio di Starbucks, di poterti personalizzare, come abbiamo visto sui moduli che ti danno a disposizione. Adesso la macchina mi dice di spostare il bicchiere nella postazione giusta. Questo è il cappuccino messo sotto, gli dai l'ok e lui, come se siamo proprio in un corner di Starbucks, ti permette di personalizzarla. Con un topping personalizzato? Per un topping personalizzato. Abbiamo 4 possibilità di topping e 2 di flavor. Possiamo vedere che tipo di prodotto abbiamo ottenuto. Allora, questo è un cappuccino con polvere di cioccolata, vediamo se riusciamo a riprenderla nel modo giusto, in primissimo piano, proprio per mostrare qualcosa che fino a qualche anno fa, Massimo, non era assolutamente prevedibile. No, se non con macchine professionali. Oggi l'abbiamo trasferita in una macchina che è quasi vending, non è del tutto vending perché non è tutta automatica, ma questo non essere automatica è il plus della macchina. Noi abbiamo voluto permettere all'utente finale di sentirsi attore nel costruirsi la propria macchina e la propria bevanda con una macchina semiautomatica, però con il latte fresco. È la prima volta che nel vending entra il latte fresco. Massimo, io devo dire che intanto la sua immagine è davvero di respiro internazionale. Non avete badato esclusivamente, o meglio, in modo primario al mercato italiano, che rappresenta di fatto un mercato molto importante per la Bianchi Vending. Assolutamente sì, oggi per noi il mercato italiano vale circa il 27%, quindi siamo molto esposti sull'estero, ma non l'abbiamo fatto soprattutto per i mercati esteri. È una macchina che può essere venduta molto bene nel nord Europa e addirittura stiamo facendo iniziative in Canada, nel Far East, nel senso che è una macchina che si adatta a molti mercati. Forse l'Italia è proprio l'ultimo che attaccheremo, perché ancora la mentalità è un pochino indietro rispetto a quelli del nord Europa. Un mercato, quello italiano, che però inizia ad evolversi, iniziano a vedersi dei corner anche negli store più importanti con macchine automatiche senza avere la necessità di un addetto. Questo consente all'utente, al consumatore, di ristorarsi in modo discreto con una macchina professionale piena di opzioni, come in questo caso. Assolutamente sì, noi per coprire tutte le esigenze del mercato, come dicevi tu, di questi nuovi corner che stanno nascendo, abbiamo portato sempre qui a Parigi una nuova macchina che si chiama Moda e che è una super automatica che prevede anche lei la possibilità di avere il latte fresco con un modulo del frigorifero al lato. È una classica macchina super automatica da mettere nei corner dove, come dicevi tu, si può costruire una propria bevanda, ma sono esigenze diverse. Questa è per i consumi un po' più alti, mentre quella è per i corner di particolari, come possono essere panetterie o come possono essere piccoli store, e quindi ce n'è per tutti. Noi abbiamo incominciato questa filosofia di studiare prima le esigenze dell'utente finale, poi trasferirle alla tecnologia e poi andarla a spiegare ai nostri clienti. Forse è l'ultimo passaggio, il più duro, è il più difficile, perché spesso e volentieri è la nostra rigidezza dal punto di vista di mercato nel muoversi alle nuove evoluzioni, nuove proposte tecnologiche, che fa sì che non si siano ancora sviluppate così tanto queste tecnologie. Ci sono alcuni gestori che
che lo capiscono e partono e vedono i risultati immediatamente, altri invece che fanno più fatica, ma piano piano arriviamo, perché è il mercato che ci fa cambiare, non siamo noi che possiamo fermare anche nel vending o soprattutto nel vending la nuova tendenza che si sta sviluppando sul mercato, soprattutto sui giovani, stanno cambiando completamente le esigenze del consumatore finale. Massimo, io ti chiederei altre 472 domande e te le farei tutte 472, perché i temi da affrontare con questo signore qui sono davvero tantissimi. Non dimentichiamo che lui è anche presidente dei costruttori italiani per la distribuzione automatica dell'associazione Confida. Non dimentichiamo che questo signore qui ha accettato una nuova sfida un paio d'anni fa, riassumendo la carica di amministratore delegato di Bianchi Vending, perché tu hai avuto appunto questa pausa da gestore, avendo poi una sfida nella sfida. Non dimentichiamo che questo signore qui un anno e mezzo fa ci ha sorpresi dicendo: ma sai, ci è capitata una sfida tra capo e collo, l'abbiamo accettata, abbiamo acquisito il marchio Brasilia. Insomma, io ti chiamo Massimo Salvatutti. No, è sicuramente uno sport che mi piace. Andare a prendere le cose in difficoltà o le società in difficoltà e le sfide importanti è sempre stato nel mio carattere. Mi piace raggiungere gli obiettivi e soluzionare i problemi. Questo è un carattere, dipende un po' dal carattere di ognuno di noi. A me piacciono le sfide, quindi mi piace anche vincerle se riesco. Bene, noi ti auguriamo naturalmente di vincerle tutte, nessuna esclusa. Se sapeste l'odore che emana questo cappuccino, amici miei, un odore di latte fresco condito dal cioccolato che nel frattempo si è sciolto. È la vaniglia. È la vaniglia. E allora ringraziamo Massimo per il prezioso contributo e per la pazienza che ha avuto nell'andare a spiegare che cosa è stato presentato in questo stand. Prima di terminare però, ci dici come sta andando l'operazione Brasilia? Molto bene, perché è stata ancora un pochino più difficile di quanto pensavamo, perché abbiamo rilevato soltanto il marchio e i brevetti. Nel marchio e brevetti non abbiamo trovato praticamente nulla, abbiamo ricostruito tutto, abbiamo cominciato da 2 settimane la produzione della nuova macchina Rito, che è una macchina tre gruppi, e stiamo lanciando la nuova entry level si chiamerà Aroma, ed è una macchina sempre da bar molto interessante. Stiamo lanciando adesso, proprio in questi giorni, la Moda, che è la super automatica marcata Brasilia. Quindi riteniamo che in 3 anni saremo un player importante anche in quel settore. Non vi annoiate mai voi in Bianchi? Assolutamente no. Bene, grazie Massimo. Io brindo a te, alla Bianchi Vending, alla Brasilia e naturalmente alla Bianchi Industry, affinché si espanda sempre di più e sempre meglio, sempre con maggior successo sui mercati internazionali. Un saluto agli amici di VendingTV.it. Grazie a tutti e grazie ancora di essere venuti da noi. Vi aspettiamo alla prossima fiera. Host 2017, dove siamo media partner, dove certamente saremo presenti con una nuova intervista. Noi brindiamo, fatelo anche voi, prendete una macchina Bianchi Vending. Grazie ancora, arrivederci a tutti.